Allora, grazie per essere qui. Oggi abbiamo un'oretta e mezza per vedere un po' di cose assieme e soprattutto capire perché spesse volte ci sentiamo non in grado di disegnare. Beh, è una cosa tra l'altro che cioè, è un po' una mia costante, quindi se qualcuno di voi si sentisse così, sappia che io mi sento sempre così, però ho imparato una cosa. Che molto molto incredibilmente lo fanno i materiali che usiamo, quindi i pennarelli. Oggi parleremo tantissimo delle differenze che ci sono fra i pennarelli. Vedete, questo qui è a punta tronca, no? E fa tutto un genere di effetto. Invece questo qua, per esempio, è a punta tonda e ne fa un altro. Vedremo come la punta del pennarello, per esempio, incide sulla velocità di scrittura e tante tante altre cose. Intanto mi presento, vi dico due cose di me e lo faccio proprio prendendo dei disegni, dei simboli. Allora, io sono una psicologa del lavoro e mi occupo di action learning, che potremmo anche chiamare formazione esperienziale. E anche di coaching, anche nel coaching, tra l'altro, io uso l'espediente visuale e poi graphic recording, che vuol dire un po', diciamo, traduzione grafica, simbolica di quello che avviene durante un evento, una conferenza, eccetera. E oggi vorrei mettere a disposizione con voi un po' di cose che ho imparato e sinceramente devo dire che le ho imparate un po' sulla mia pelle perché. Come vedrete, questo workshop si incentra tantissimo sul tema dei pennarelli e io non avevo mai frequentato dei workshop che mi parlassero così tanto dei pennarelli, per poi capire che è un elemento importantissimo. Quindi, se io ho questi pennarelli a casa, questi qua di Ikea, per esempio, che vanno benissimo, assolutamente. Devo anche sapere come valorizzarli al meglio, perché, per esempio, questi pennarelli qua hanno una punta fine, ma se io li inclino fanno un tratto più grosso. Quindi saper anche maneggiare queste cose a seconda dello strumento che ho mi dà l'effetto che voglio. Allora, condivido un po' di slide per farvi vedere qualche aspetto più tecnico di oggi. Poi, se avete sempre delle domande, mi raccomando, fatemele sapere. Allora, aspettate un attimo che faccio condividi schermo. Eccolo qua, arriva. Ok, dovreste vedere, vero? Mi conferma? Perfetto. Allora, questo è il programma di oggi, quindi che cos'è la facilitazione visuale e quando è nata? Scopriremo che è nata tanto, tanto tempo fa. E, i ruoli, perché se sentiamo parlare di sketchnoter o di graphic recorder, non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi facciamo un po' di chiarezza sulla terminologia. Poi, questo terzo punto che è molto importante, la differenza tra l'essere bravi a disegnare e saper veicolare un concetto è tutta un'altra cosa. Quindi, meglio per voi chi è già bravo a disegnare, ma non deve essere un ostacolo per cominciare, perché ci sono mille, mille altre cose da imparare prima di fare un bel disegno. E poi gli strumenti del mestiere. Aspetto a cui io tengo moltissimo. Allora, perché il visuale è un trend? Beh, è un trend per tutti questi motivi qua, perché ci aiuta a chiarire le cose. Quando noi mettiamo nero su bianco, pensate anche solo quando scriviamo una cosa, riusciamo a metterla a fuoco meglio. Figuriamoci se c'è anche un disegno rappresentativo come questo funziona ancora di più. Ci permette di sintetizzare, ci aiuta a rimanere concentrati. Non so se qualcuno di voi alle superiori o alle medie, mentre ascoltava i professori, disegnava e magari veniva anche ripreso perché sembrava che non stesse attento. Ma nella realtà dei fatti, disegnare aiuta tantissimo a rimanere concentrati perché c'è qualcuno di noi che ha bisogno di scaricare l'energia proprio mentre sta ascoltando. E poi diciamo che se riusciamo ad abbinare questo con il prendere appunti in modo visuale, allora facciamo bingo. E quindi oggi siamo qui anche per questo. E poi tanti tanti altri aspetti sul tema di gruppo, quindi aiuta a lavorare su uno spazio condiviso, quindi se noi abbiamo
un bel foglio bianco dove iniziamo a scrivere, mettere dei simboli, lo facciamo in gruppo, questo aiuta tantissimo a chiarirsi piuttosto che rimanere solo sul parlato. Allora, io vedo qua un messaggio in chat. Eccolo qua, Tony Buzan, esattamente, esattamente. Allora, andiamo su un'altra slide. Ecco, vi faccio subito un esempio di come uno schema come questo, quindi un diagramma a ragnatela, può essere più o meno memorizzabile. Allora, date un attimo un occhio a questi elementi perché adesso io li nascondo. E ditemi un po', provate a scrivere quanti ve ne ricordate. Vi lascio qualche momento per vedere quanti ve ne ricordate, per scrivere. Ok. E adesso lo scopro di nuovo affinché voi possiate verificare quanti ve ne ricordavate. Però vi dico un'altra cosa, se noi avessimo abbinato a ciascuno di questi un simbolo, un piccolo disegno, ecco, no? Cose di questo genere. Allora, vedete che è più facile abbinare quel concetto perché si aggancia più facilmente nella nostra mente. Infatti, se adesso io togliessi le etichette scritte, probabilmente ve ne ricordereste ancora di più. Beh, certo, sicuramente perché adesso le avete viste anche più a lungo, però è più facile perché ci aiuta a mettere a fuoco quella cosa lì, quel concetto. Eccolo qua. Quindi questa era una breve prova per capire come le icone sono importanti, a patto però che siano coerenti col concetto, che si facciano ricordare, quindi che non siano troppo generiche, che non valgano per tutto, ma devono essere connesse e devono anche stuzzicare. Qui c'è scritto engaging, no? Per esempio, devono essere alcune volte simpatiche, se fanno sorridere è più probabile che quella cosa ce la ricordiamo. Vedete che qua infatti engaging è abbinato ad un diamante, quindi c'è l'assonanza tra l'ingaggio e il fidanzamento. Allora, dove si colloca la facilitazione visuale? Si colloca in un grafico e si colloca a metà fra l'astrazione, perché vengono usate delle parole, e l'intuizione. Questo è un aspetto molto molto importante, ovvero nella facilitazione visuale noi non abbiamo solo parole, ma ci sono anche delle icone. Qua vedete degli omini, dei fogli di carta, frecce, eccetera. Perché questo? Perché l'icona da sola non ci dice tutto, non riesce a spiegarci. Se noi disegnassimo per esempio un sole, cosa vorrebbe dire? Potrebbe essere luminosità, potrebbe essere energia, innovazione, propositività. Noi abbiamo bisogno di un'etichetta scritta che specifichi che cosa significa sole. Quindi le due cose vanno sempre insieme, la scritta e l'icona. Un aspetto molto importante sono i ruoli. Allora, voi avrete sentito parlare di graphic recorder, facilitatore visuale, facilitatore in genere. Vediamo un po' chi sono. Per esempio, il facilitatore visuale, chi è? È quella persona che mentre sta facendo training aiuta il gruppo a comprendere, a seguire il ragionamento grazie a appunto degli schemi grafici, quindi dove non ci sono solo parole, il famoso punto elenco, no? Non so se vi ricordate tutte quelle flip chart piene di scritte, 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 punto elenco, scritte anche veloce che dopo il giorno dopo non si capisce più niente. Invece qui si tratta di mettere a sistema i contenuti, corredarli di un'icona, e poi permettere che il gruppo man mano segua e memorizzi i contenuti grazie ad una sintesi grafica. Vi faccio notare che il facilitatore grafico fa due cose in uno. Pensate che in certi paesi il facilitatore grafico viene pagato il doppio.
perché fa il doppio lavoro, nel senso che deve produrre un output grafico nel mentre in cui coordina un gruppo, eroga dei contenuti, quindi di fatto sta portando avanti due servizi diversi. Che cosa invece fa il facilitatore grafico? Fa questo, ovvero non entra in interazione con il gruppo, ascolta e traduce graficamente, quindi parole e immagini, parole e simboli, traduce quello che sente in modo molto fedele, cioè non deve essere un'interpretazione. Se io sento una parola, è quella, non posso scrivere un sinonimo che secondo me ci sta meglio, perché in quel momento la funzione è proprio quella di tradurre, quindi non ci metto di mio, ma l'unico contributo mio che metto è la capacità di sintetizzare un insieme di frasi in una parola chiave e un simbolo, un'icona, e poi metterle a sistema. Ecco, vedete che qua, cioè, prima di dire disegnare bene, fare le cose bene, l'arte figurativa, ce ne passa tantissimo, perché noi la prima abilità che dobbiamo imparare, se vogliamo fare il graphic recording, è quella di riuscire ad essere molto veloci in questo processo che è ascolto, sintesi mentale e riproduzione grafica. E questo è un continuo, quindi questo avviene sempre contemporaneamente. Bene, c'è un altro termine però che si sente, che è sketchnoter. Lo sketchnoter è colui che prende appunti per se stesso, quindi è una persona che si prende degli appunti grafici che potrebbe anche solo comprendere solo lui. Questo significa che quando si fa sketchnote, non è detto che poi il proprio prodotto grafico lo si metta a beneficio di qualcun altro, sono degli appunti visuali. Quindi quando si fa sketchnote, la modalità usata è quadernetto e un pennarello di queste dimensioni. Eccolo qui, no? Va da sé che il tratto è fine. E questo cosa permette? Guardate qui, guardate la quantità di contenuto scritto rispetto a quello che vi ho mostrato prima. Qui ci sono molte più scritte perché sono degli appunti, quindi la persona si annota proprio anche delle frasi intere, solo che le colloca nello spazio in un modo anticonvenzionale, nel senso che il convenzionale che cos'è? Seguire le righe, scrivere una frase sotto l'altra, magari mettere dei punti elenco, magari mettere delle frecce. Invece qui i contenuti sono isolati, raggruppati in dei contenitori, arricchiti da icone e poi se vogliamo anche colorati. Allora qui ci sono i puristi del bianco e nero, quindi chi non si smuoverebbe mai dal suo pennarello punta fine bianco e nero. Chi si sbilancia inizia a usare un rosso, un grigio, eccetera, eccetera. Quindi vedrete un po' di tutto se cercate sketchnote, per esempio, su Instagram. Ovviamente interrompetemi pure, fatemi delle domande, se man mano vi vengono fuori delle curiosità. Ok, graphic recording live invece, beh, intanto si sta in piedi, non più magari in questi tempi dove viene fatto online. Per esempio, io mi attrezzo con una telecamera sopra e quindi lavoro sul piano, lavoro da seduta, però questo è un lavoro che notoriamente si fa per ore e ore e ore in piedi. E si deve appunto attaccare questo foglio. Questa è una foto di, vediamo. Potrebbero essere anche 5 anni fa. E sapete perché vi dico questo? Perché al tempo io usavo altri pennarelli che erano questi. Guardate, ne ho conservato ancora uno o due perché ho sempre bisogno di mostrarli durante i workshop. Allora, questi pennarelli qui, che hanno una doppia punta, che è una grossa, cosiddetta punta tronca, e una molto molto fine. Questi pennarelli cosa fanno? Trapassano. Vedete che lì c'era un nylon appoggiato sul muro? Perché questi pennarelli sono pennarelli a base alcolica, quindi hanno due svantaggi. Primo, il colore viene assorbito tantissimo dal foglio e si opacizza.
secondo trapassa. Quindi qua bisognava arrivare mezz'ora prima, tagliare, misurare, attaccare, farsi aiutare. Una cosa lunghissima. Ma per fortuna poi ho scoperto invece questi che sono a base acquosa, che assolutamente non trapassano. Quindi per questo vi dico, è una foto di 4 o anche 5 anni fa. Quindi vedete, quando si compra un pennarello, sapere se è a base acquosa o a base alcolica ci permette di prevenire, per esempio, il fatto che poi devo andarmi a prendere l'alcol, pulire il tavolo. Ecco, non so se qualcuno di voi ha mai comprato i pennarelli Tiger. Ok, i pennarelli Tiger sono proprio l'apoteosi di questi, nel senso che praticamente creano quasi delle macchie indelebili sui tavoli. Io mi ricordo una volta in un'aula, in un corso, poi hanno alzato i fogli, oddio, c'erano tutte le macchie sotto di colore, quindi in pausa sono dovuta andare a prendermi l'alcol, lo Scottex e pulire. Allora, un'altra cosa che si può fare è, per esempio, preparare prima di andare live, preparare lo spazio di lavoro di gruppo, come in questo caso che vedete ci sono tanti spazi vuoti. Perché? Perché poi il gruppo riempie con i contenuti. Quindi vi faccio vedere cosa può succedere in aula. Quindi si preparano già dei fogli abbozzati, perché poi all'interno di quei contenitori il gruppo riempie. Questo è un altro modo per lavorare in gruppo, è un altro modo per condurre, per esempio, una riunione. Allora, vedo un messaggio in chat, fatemi leggere. Ah, guarda Gian Pietro, la lacca per capelli è il miglior solvente per pennarelli a base alcolica. Grazie Gian Pietro, utilissima questa informazione. Allora, bene, possiamo dire che i precursori di tutto questo li troviamo negli ideogrammi cinesi. Questa immagine mi piace tantissimo perché mostra come l'ideogramma dentro di sé porti già un richiamo sul senso del simbolo. Guardate, bellissimo, per esempio, l'albero, la porta, la montagna. Però, se ci pensiamo, tutto iniziò ancora con gli artisti da caverna. Quindi noi abbiamo dentro di noi questo imprinting visuale, ce l'abbiamo da molto tempo. Però sapete, no? Perché oggi abbiamo questa timidezza nel creare dei disegni, soprattutto al lavoro. Perché vengono ancora visti come qualcosa di infantile. Cioè il disegno sembra ancora qualcosa da bambini, che potrebbe svalutare il contenuto professionale, e questo è un grandissimo peccato, perché poi in realtà siamo tutti terribilmente attratti dalle icone, i disegni. Perché? Perché quello che dicevamo prima, sono più facili, arrivano immediatamente. Alcune volte sono più esplicativi, nel senso che raccolgono tante informazioni in una. Non so se a voi è mai capitato di scrivere, per esempio, in azienda, caratteri cubitali, un annuncio, affiggerlo, non si legge mai, mai. Quando possiamo avere una scritta anche enorme davanti a noi, ma tenderemo a bypassarla. Se c'è invece un'icona e un colore, quello sì che attira la nostra attenzione. Qui un po' di immagini di graphic recording nel mondo. E qui invece la storia di come il graphic recording si è fatto strada. Pensate che i primissimi utilizzi ce li abbiamo nella zona di San Francisco negli anni 60 e 70. David Sibet, che è ancora vivente, è ancora un consulente, e tra l'altro ho avuto l'onore di partecipare online proprio ad un suo workshop. È stato il primo che ha iniziato a divulgare questa modalità, ovvero di supportare i meeting con gli aspetti visuali. Infatti c'è un suo libro molto bello che si chiama Visual Meetings, è un bestseller nell'ambito ed è molto molto utile perché ti fa vedere tutti gli schemi possibili per animare graficamente una riunione.
Poi il vero boom c'è stato negli anni Ottanta, quindi questi famosi cartelloni lunghi, non so se avete, li avete mai visto in giro, io li compro da, vabbè, online, ma volendo anche da buffetti. E si chiamano, per dire la parola giusta, si chiamano cartelloni da plotter, perché sono belli lunghi, sono alti 90 centimetri e di, se non erro, sono di 30 metri e vengono usati proprio nelle macchine per la stampa. Quindi questi qua che vedete in foto li trovate naturalmente online o anche per esempio da un buffetti. Ma la grande diffusione, e qui entra in gioco un'altra protagonista di questo mondo che si chiama Diane Black, è nel 90 quando Capgemini e Ernst Young chiedono a Diane Black e ad altri di supportare l'azienda nei meeting che faceva durante, in giro per il mondo, con contenuti naturalmente di natura finanziaria, supportare affinché queste cose venissero comprese e divulgate in modo più semplice. Lì c'è stato veramente lo sdoganamento finale di questo strumento. Poi nel 2000 si è creato questo gruppo, International Forum of Visual Practitioner, e oggi abbiamo in tutto il mondo dei professionisti che sono. Adesso qui dovremmo dire, citare tutti i nomi, facilitatori visuali, graphic recorder e mettiamo tra parentesi sketch noter, nel senso che molto spesso è usato, ma in realtà abbiamo capito che è prendere appunti per conto proprio. Oggi in Europa siamo circa 3.000 e un 30-40 in Italia, quindi ancora molto molto pochi. Allora, vediamo che questo trend dello spostarci sul visuale è, diciamo, ha invaso la progressione, ha caratterizzato la progressione dei social. Pensate a Instagram, dove il protagonista, la protagonista è la foto, rispetto a Facebook, dove si poteva e può pubblicare anche solo una frase, ma con Instagram non è più così. E poi tutto questo ci ha portato verso i video, quindi oggi il video. E oggi possiamo dire che con Clubhouse il tema dell'audio, dei podcast, in realtà sta quasi invertendo questo trend, ma fino a pochissimo tempo fa, vedi TikTok, era il video quello che attirava di più. E anche nell'ambito business siamo passati da presentazioni PowerPoint che assolutamente, come la testimonianza di oggi, vivono ancora, però sono entrati poi, diciamo, 10-15 anni fa dei software che permettevano una maggiore animazione come Prezi e Powtoon. Questo per dire che la parte visuale e il dinamismo e la sintesi grafica sempre di più la vediamo su tutti i trend. Quindi non solo i social, ma anche pensate ai siti. Sulla sinistra vedete un classico sito anni 90, sembrava un foglio di Word. Sulla destra i siti attuali che sono più, diciamo, più d'impatto perché ci sono foto e simboli che esplicano velocemente il menu. Ma questo lo vediamo anche nei CV. Questo CV, che non è il vero, vero CV di Marissa Meyer, ma è stata la società Enhance CV che per farsi pubblicità ha pubblicato su Google Immag su Google, e quindi su Google Immagini si vede tantissimo questo CV, se si cerca Visual CV, ha creato questo ipotetico CV di Marissa Meyer. Ecco, questo per dirvi che ci sono tantissimi tools di creazione del CV che prediligono l'aspetto grafico, quindi molte icone che fanno capire immediatamente che cosa, il messaggio che si vuole passare. Una piccola postilla, quando mi trovo con i ragazzi, gli studenti universitari, a trattare questo tema del curriculum vitae, metto sempre in guardia dal fatto che CV come questi, ahimè, non vengono bene letti da tutti gli application tracking system. Quindi molta attenzione perché se effettivamente si sta cercando lavoro, qui alcune informazioni potrebbero sparire nel vuoto. Arriviamo agli strumenti, eccoci qua. Allora, vi propongo di affrontare quest'ultima parte insieme prendendo proprio appunti voi in modo grafico. Quindi, per
Perché non create una struttura di questo genere? Quindi delle bolle, potete fare dei cerchi oppure dei quadrati, li collegate con un filo, li numerate e dentro ci scrivete man mano i concetti principali. Questo è un modo per prendere confidenza con forme diverse, con i contenitori e con l'organizzazione del foglio in modalità nuova, quindi non in verticale o in orizzontale, ma diciamo mettendo in evidenza dei contenuti che emergono, che quindi si staccano dallo sfondo. Ok. Bene. Questo è uno degli schemi che si possono usare per organizzare il foglio. Questo si chiama storyboard, poi ce ne sono tanti altri. Questo, per esempio, che vedete sotto qui davanti a voi è lo stesso schema fondamentalmente di una mappa visuale. Se guardate bene, c'è un concetto al centro e poi altre diramazioni. Ce ne sono diversi e queste ci aiutano, soprattutto in una fase iniziale, quando si sta imparando, ad organizzare lo spazio. Perché una delle prime cose da cui si è colti quando si inizia a usare la facilitazione grafica è: ok, ma da dove parto? Dove inserisco le cose? Allora, ciò che dobbiamo ricordarci sono: uno, l'organizzazione del foglio. Come lo voglio impostare? Per esempio, una modalità è quella che vedete qui davanti a voi, un concetto centrale che è il titolo, e poi altre bolle immaginarie attorno dove colloco una parola chiave e un'icona. Questo è, per esempio, una soluzione. L'altra soluzione, appunto, potrebbe essere questa, dove io mi posso mettere un titolo, quel titolo, per esempio, lo potrei mettere qui, qui, anche in cima, verticale, e poi uso lo spazio con delle bolle, dei riquadri che connetto. Vedete la differenza, la funzionalità diversa di queste due strutture? Qui ho una sequenza, quindi qui è importante mettere in evidenza che le cose sono una dietro l'altra, c'è un senso nel collocarle in sequenza. Qui invece nello schermo vedete che tutte sono allo stesso livello, quindi anche la struttura che uso del foglio è di per sé stesso un messaggio su come leggere i contenuti. Quindi, prima cosa importante è come organizzo lo spazio. Seconda cosa è come scrivo. Guardate qui, ho scelto questa foto per mostrarvi quanti font diversi ci sono. Allora, qui mi piacerebbe che voi apriste i microfoni per dirmi il font che richiede più tempo di scrittura. Probabilmente dal punto di vista il primo dove c'è scritto Be interested in everything. Esattamente, lì io devo creare l'effetto tridimensionale, eccetera, eccetera, eccetera. Se dovessi poi dire in seconda battuta quale altro mi occupa tanto tempo, quale parola mettereste a fuoco? Kaizen, che c'è anche disegni in mezzo, no? Ok, per ora lasciamo stare i disegni. Diciamo che Kaizen, io per esempio usando un pennarello di queste dimensioni, lo faccio abbastanza velocemente, giusto? Perché devo scrivere le lettere e basta. Ma se voi guardate le due parole che sono quella vicino alla coppa, Micromaster e Cheat, vedete che lì il lavoro è molto lungo. Allora, su Cheat è un po' più facile perché io ho usato il pennarello e vado attorno seguendo la linea già creata dal pennarello. Ma Micromaster è quello ancora più difficile rispetto a Cheat perché io devo
quando disegno, immaginare lo spessore che voglio creare col bianco che sta all'interno. Quindi è più lungo. Sicuramente tutti noi nella nostra vita abbiamo provato a scrivere una parola con quella modalità e ci saremmo accorti, per esempio, che una stanghetta della M più corta, scusate, più stretta, l'altra viene più spessa, la curva della C non sono parallele, no? È molto difficile. Ecco La perché S, come? la S, Ah, la S. la S e la Z sono terribili da fare con questa modalità, terribili. Ecco perché un suggerimento che vi do, se volete creare questo effetto, lavorate con la tecnica come scritto cheat, perché lì basta in realtà seguire lo spessore che naturalmente il pennarello ha già fatto per noi. Ecco, qui entra in gioco un aspetto molto importante. Per esempio, sto prendendo appunti per conto mio, quindi posso anche permettermi di sostare un po' di più sulla scritta, sull'abbellimento, eccetera. Oppure sto facendo graphic recording. Se io sto facendo graphic recording e mi perdo sul titolo o mi perdo nell'arricchire una parola chiave, nel frattempo i contenuti stanno scorrendo e io mi perdo delle informazioni. Ecco perché, per ovviare a questo, esistono pennarelli come questo. Quindi voglio fare un titolo bello grande d'impatto, una scritta grassettata. Se ho questa punta, adesso vi faccio vedere la differenza con una punta classica. Eccole qua, vedete la differenza? È tre volte praticamente. Ecco, vedete che se io mi doto, per esempio, di un pennarello del genere, non dovrò tre volte creare lo spessore, no? Uno dietro l'altro, ma sono velocissima e l'effetto è anche bello pulito. Un'altra cosa molto importante è i colori. Qui, attenzione, attenzione, domanda un po' tranello. Quanti colori ci sono? Guardateli bene. Uno, due o tre? Uno no, ovvio. Tre, esatto. Allora, anche questa è una informazione importante. Se io devo partire con poco, come anche consigliabile, sempre, insomma, si parte dal semplice. Scelgo tre colori. Allora, uno sarà sempre il nero, uno il grigio, uno è proprio un colore. Il grigio, come vedete, serve tantissimo come riempitivo e per creare delle ombre. Quindi è un riempitivo leggero. Guardate la montagna dove c'è scritto Kaizen. È un riempitivo leggero, però mi dà l'idea della sostanza. Guardate il cappello del pittore in alto a destra. Anche lì riempie, ma senza essere troppo pesante. I riempimenti invece sono stati fatti o nelle lettere o nelle frecce, oppure su pochissimi elementi grafici come in basso la scacchiera, il cartello, eccetera. E poi il colore. È importante qui darsi una regola, cioè vedete che il colore è o sfondo o riempitivo, ma non c'è nessuna parola che è scritta solo con il giallo, a parte cheat che però è ripassata. Allora, questa cosa qua proprio voglio condividere con voi una cosa che è parte dei miei errori, perché voi sapete che dagli errori si impara tantissimo. E questo è stato un mio primissimo errore, ma proprio perché non avevo, diciamo che nei corsi che avevo fatto nessuno aveva trattato così in modo dettagliato questo tema dei pennarelli e dei colori. Il mio primo errore è stato che nel mio primo graphic recording, quindi sono andata live, questo poteva essere, non so, 6-7 anni fa, io ho usato un sacco di colori diversi e scrivevo le parole con colori diversi. Poi lo guardavo.
non mi convincevo, non ero soddisfatta, mi sembrava eterogeneo, non capivo. Alla fine ho capito una regola fondamentale. Scritte e strutture, per strutture intendo dire contenitori, frecce, vanno sempre in nero o se non altro bordati in nero. Questo per dare una chiarezza di lettura, perché so che tutto quello che è nero è qualcosa che leggo o comunque è incorniciato, quindi si stacca dallo sfondo, mentre i colori sono riempitivi. Ma se io scrivo una parola colorata, fate una prova, vedete, vedrete, inizia un po' a confondere l'insieme. O meglio, se è scritta colorata, deve proprio essere una parola che accentra l'attenzione, ci deve essere un significato in tutto questo. Questo è un primo passaggio. Secondo passaggio, ho capito dopo che per andare più veloce dovevo usare la punta tonda. Ma sapete perché? Provate un po' a fare mente locale. Se voi volete tenere sempre lo stesso dimensionamento del tratto, provate a fare mente locale se scrivete con una punta tonda o una punta tronca. Cosa succede se scrivete veloci con una punta tronca? Provate a immaginare, o se qualcuno ce la provi. Succede che nella scrittura veloce, esattamente Carlos, io continuerò a ingrandire e restringere il tratto, perché a seconda di come la inclino, alcuni tratti sono fini, alcuni più grossi. Allora, questo è un effetto che, se lo voglio creare intenzionalmente, si chiama lettering. Quelle bellissime scritte che vedete su Pinterest, su Instagram, ma lì è fatto appositamente, nel senso che alcune parti delle parole, scusate, della lettera, notoriamente le stanghette, hanno un'evidenza, cioè sono tutte o grosse o fini. Ma se lo faccio così, senza pensarci, cioè in modo random, questa cosa, esattamente Alessandro, font gotico, esatto, ma se lo faccio random, questa cosa crea solamente disordine. Ecco che se voglio andare veloce e avere il tratto sempre del stesso dimensionamento, la punta tonda è il primo acquisto che mi devo fare. E sapete che nella realtà dei fatti tutti i prodotti grafici che voi trovate in giro, i pennarelli Copic, i Pro Maker, questi qua, li trovate tutti a punta tronca. Ma perché? Perché nascono per soddisfare le esigenze dei disegnatori, cioè di quelli che usano con una certa abilità questi strumenti. Ma per noi comuni mortali che dobbiamo utilizzarli magari velocemente anche in un meeting di lavoro, andare in cerca della punta tonda è molto importante. Vi dico, non ho cercato infinitamente, però su tutte quelle che ho provato, solo questo marchio che si chiama Neuland. Cioè, è scritto Neuland, ve lo scrivo nella chat. Allora, okay. Solo questo marchio qui offre appunto queste diverse tipologie di punta, e tra l'altro poi offre anche i pennarelli che potete riempire a vostro piacimento, cioè nascono con punta tonda e poi ci potete mettere dentro il colore che volete. Allora, vado avanti con questo per darvi ulteriori suggerimenti. Allora, sempre per avere con la massima efficacia, massimo risultato col minimo sforzo, no? Quindi prima di dire, ah, mi devo fare un corso di disegno, oppure, ah, non sono capace, no. Ci sono 5.000 suggerimenti che vi posso dare per avere un ottimo risultato. Prima di tutto, devo capire dove disegno. È questo il dimensionamento? Oppure è la flip chart? Oppure il cartellone grande? Ecco, ovviamente se sto lavorando su questo, il pennarello grande che vi ho mostrato prima non ci serve, ma partiremo da questi, sicuramente averne tanti di questi, e poi magari
anche uno più grande, ma non è necessario. Sulla flip chart non meno di questo dimensionamento, e poi anche questo, idem dica sì per il cartellone molto grande. Ma c'è anche l'opzione muro. Qui sono stata per davvero, in questo posto qui, si chiama Ausa Tonic, a Bologna. E è stato uno dei corsi che ho fatto all'inizio, molto, molto utile, e lì ho scoperto questa vernice. È una vernice trasparente, tra l'altro me ne sono talmente innamorata che poi una parete di casa mia me la sono fatta esattamente così. Quindi che cosa serve? Una pittura bianca di fondo e questa vernice che viene data due volte per creare una patina sufficientemente resistente e che è lavabile, quindi panno microfibra con un po' di acqua. E i pennarelli quali sono? Gli stessi che si userebbero per la lavagna bianca, quindi quelli che vengono via immediatamente. Un suggerimento: non tenete queste scritte sul muro più di 3 giorni, perché poi tendono a seccare e si fa tanta più fatica a tirarle via, potrebbe rimanere sempre un'ombra di fondo. Ecco, un'altra cosa importante che non vi ho detto è che la differenza nel lavorare con pennarelli a base alcolica e pennarelli a base acquosa è che questi emanano molto odore, come sappiamo tutti. I peggiori sono questi qua, giusto? Quelli che si trovano sulle flip chart, diciamo, di default in azienda. Diciamo, un po', credo un po' per abitudine, un po' perché sono stati i primi che nascevano, ormai negli uffici acquisti dell'azienda di default c'è questa tipologia di acquisto, o gli altri rotondi, ma al principio lo stesso, e sono indelebili, oppure si trovano quelli da lavagna bianca. Però oltre che avere un tratto, è una punta abbastanza, è tonda però abbastanza fine, vi faccio vedere la differenza. Guardate, il tratto di questo che è punta tonda e il tratto di questo che è ugualmente punta tonda. Guardate la differenza. Sono punta tonda tutti e due, però il primo, questo qui diciamo il più antico, fa un tratto fine ed è difficilmente visibile per una persona che è seduta in aula. Di solito o il formatore, il trainer scrive grande, oppure se scrive alla sua altezza, così non ci pensa più di tanto, quelle parole non si potranno mai leggere se non avvicinandosi alla lavagna. Che cosa portarsi via quando si lavora in aula? Allora, il vostro kit di pennarelli, non ne servono tantissimi, ma un nero, un grigio e, diciamo, 3 colori sono più che sufficienti. Lo scotch carta, fondamentale, perché poi se vogliamo togliere il foglio da flip chart e appoggiarlo al muro, scotch carta, diciamo, non facciamo danni da nessuna parte. E un'altra cosa interessante è che lo scotch carta permette poi di essere usato anche come forma. Quindi io col pennarello ci vado attorno, se voglio disegnare il mondo o qualsiasi altro elemento che contenga un cerchio al suo interno. Per chi volesse anche un righello, però diciamo per chi è più easy, basterebbe anche portarsi via un'agenda e facciamo col pennarello la riga sopra, ecco. Però vi devo dire una cosa, io il righello non lo uso mai, sapete perché? Credo che il tratto naturale, cioè quello non rigido e artificiale col righello, ma il tratto naturale, se fatto in modo un po' deciso, primo viene dritto, poi se venisse leggermente storto ci sta anche nell'artigianalità del prodotto. Quindi io volutamente lo faccio anche direttamente a mano così. Bene, quindi della forma della punta dei pennarelli vi ho già parlato a lungo, però qui ci sono ulteriori illustrazioni. Questo è un altro marchio ancora, si chiama Sharpie, che sicuramente voi conoscete. Qui c'è di tutto e di più, quindi vedete anche le punte completamente piatte come un pennello, ok? Sono ancora, io non ne ho neanche una qui, però sono ancora diverse. Le punte finissime, quelle ovviamente funzionano solo sui vostri quaderni, e tra l'altro le punte finissime e piatte
vanno usate proprio così, cioè se voi le inclinate non scrivono, quindi devono prestarsi anche al modo in cui voi scrivete. Quindi qui vedete un po' di rappresentazioni. Un'altra cosa che non vi ho detto, io praticamente ne ho comprato uno ma poi l'ho abbandonato subito, vedete il pennello, dei tre pennelli, quello brush, quello brush è quello che serve a fare il font tipo gotico, oppure quello da calligrafia, no? Quello più antico. Ecco, quello lì bisogna saperlo utilizzare bene, nel senso che ci sono anche tanti corsi online per usare quel tipo di pennarello, ma la scrittura è necessariamente più lenta. Diciamo che nel graphic recording, quello fatto proprio live su carta, non si vede mai. Eventualmente in post-produzione sul graphic recording digitale, sì, potreste vedere font di questa natura. Ok, bene. Ecco qui quello che vi, in Neuland e a punta tronca che vi mostravo prima. Ecco, Carlos, as you can see, la B ha una forma dove le curve della B tendono ad avere dimensioni diverse, quindi a seconda di come io uso e inclino il polso, la B per esempio in fondo si appiattisce. Quello non succederebbe mai con la punta tonda, ecco perché nel graphic recording live, cioè quello veloce, consiglio sempre di lavorare con punta tonda. Ecco qui la differenza, qui vedete i due pennarelli di cui vi parlavo e questo invece il cosiddetto brush pen. Quindi permette di fare tutte queste lettere molto curve, però qui c'è non solo una padronanza di gesto, ma qui c'è un terzo livello di difficoltà che è quello della pressione. Questi pennelli, se si premono troppo, tendono a sporcare il gesto. Quindi guardate per esempio quella A, vedete la A di Alphabet, alla fine il gesto è leggerissimo. Quindi qui una persona deve prestare attenzione non solo all'inclinazione del polso, eccetera, 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 ma sui finali anche ad alleggerire la pressione. Quindi è una scrittura di natura molto più lenta. Ecco, questi sono i miei preferiti, nel senso che io lavoro, quando faccio coaching, ogni coachee per me è abbinato ad un quadernetto, quindi prendo gli appunti sia con la penna, ma molto spesso anche con questi pennarelli, perché mi permette di mettere in evidenza dei concetti o di scrivere delle parole che per me sono importanti o di cerchiarli, e sono molto semplici da trovare. Qual è lo svantaggio? Ecco che questi, per esempio, non si possono ricaricare come la maggior parte dei pennarelli, mentre questi qui che vi ho mostrato fino adesso, della Neuland, sì. E si ricaricano, vediamo se abbiamo... Allora, fra poco c'è la slide della ricarica dei pennarelli, adesso ve la mostro. Qui vi ho portato un po' di penne, ci sono gli appassionatissimi delle penne più fini, pensate 0,05 mm, io non sarei neanche in grado di scrivere una parola, eppure c'è chi ama questo tratto finissimo. Eccoli qua. Ecco, questa è la parte della ricarica che vi dicevo. Questi pennarelli ricaricabili, vedete in alto a destra c'è quella pompetta, quindi qui vedete che c'è un foro. Quando termina l'inchiostro si può prendere appunto l'inchiostro e spingerlo dentro, poi lasciare che arrivi fino in fondo e così questi non si buttano mai. Quindi non solo sono piuttosto sostenibili, ma la cosa bella è che comprando quelli trasparenti potete creare il mix di colori che volete voi. Quindi se ogni tanto non voglio, per esempio, una nuance difficile da trovare, il color vinaccia, per esempio, e quindi me lo posso creare a mio piacimento.
Ecco, un'altra cosa importante che non vi ho detto e che c'è di questo marchio, dove tra l'altro io non è che sono sponsor, sto parlando con tanto, diciamo, tanto interesse, ma semplicemente perché avendone provati tanti, devo dire che questo marchio mi dà molta soddisfazione. E un elemento che cos'è? È che abbiamo due tipologie di pennarelli. Allora, i neri sono tutti a base oleosa e i colorati sono tutti a base acquosa. Va da sé che quando io scrivo posso tranquillamente sovrapporre il giallo al nero e non succede niente, quindi non mi porto in giro il nero. E questo è comodissimo, perché pensate se io live dovessi stare attenta a colorare dentro, andare vicino ai bordi, di modo tale che non mi trascino il nero. Qui posso, con un gesto molto veloce, posso riempire, sottolineare, passare sopra e non succede niente. Quindi questo è un grandissimo vantaggio dei Neuland. Allora, siamo arrivati quasi in fondo al nostro workshop, poi voglio lasciare dello spazio anche a delle domande e vi voglio dare tre suggerimenti. Allora, il primo è il togliersi dalla testa che serva essere bravi di propria natura a disegnare. Questo lo dico, però è stato uno sforzo che ho dovuto fare anch'io. Io non sono nata con questa abilità pazzesca di cui molti sono dotati, però, come vi dicevo, ho ben capito all'inizio che dovevo imparare tante altre cose per fare un buon lavoro. Io, per esempio, dovevo imparare ad essere veloce, ad ascoltare, farmi venire in mente un'idea, una rappresentazione grafica, farla e nel contempo ascoltare. E già questo vi assicuro che imparare a farlo è già tantissimo e siamo a metà dell'opera. Secondo, dovevo dotarmi degli strumenti giusti. Se noi andassimo a fare graphic recording con questi, aiuto, perché hanno una densità di colore che è la metà di questo, quindi se io scrivo con questo azzurro, se scrivo con questo, vi assicuro che la saturazione di questa è l'esatta metà. Ciò significa che l'impatto visivo è molto più gradevole con questo, perché la saturazione di colore ce n'è tantissima qui. Poi, dimensione del pennarello, io ho capito che se vado e faccio una scritta fine, da distante chi sta guardando non apprezza molto, quindi dotarsi degli strumenti giusti. Altra cosa molto importante è bilanciare i pieni e vuoti. Funziona esattamente come in una conversazione. Se nella conversazione c'è un monologo, quando una persona parla, diciamo, a macchinetta, cioè una parola dietro l'altra non si ferma mai, questo rende molto più difficile l'ascolto e la messa a fuoco dei contenuti. Se invece una persona fa delle pause tra una frase e l'altra, riusciamo a seguirla meglio. La stessa cosa è nel prodotto grafico. Ovvero, dobbiamo assicurarci che ci sia dello spazio, del vuoto, perché quel vuoto aiuta a sostenere la parte scritta, dà una sorta di respiro. Non è facile fare questo, perché quando siamo presi dal nostro lavoro, magari ci dimentichiamo che dobbiamo staccare un po' i contenuti. Quindi il bilanciamento dei pieni e dei vuoti è un'altra cosa molto molto importante. Questo per dirvi che l'essere bravi a disegnare, molto bene chi ce l'ha, ma non è una delle primissime cose. Altro aspetto importante è immaginare. Dobbiamo avere un po' di fantasia. Quindi se sentiamo dire c'è un conflitto fra le persone, come lo rappresento? Ecco che immediatamente dobbiamo allenare la nostra mente a farci venire un'idea grafica, un simbolo che racconti che c'è un conflitto. Poi ci aggiungiamo una parola chiave, ci aggiungiamo una microfrase. Però farsi venire in mente quella cosa lì è un processo che va allenato. Accettare l'imperfezione. Quindi, se il designer è colui che
da un prodotto grafico caratterizzato dalla precisione, la regolarità, è bello pulito. Se ne facciamo sketch note per noi oppure graphic recording, dobbiamo capire che il valore aggiunto non è la perfezione, ma il fatto che stiamo aiutando le persone a vedere tutto quello che viene detto in modalità sintetica. Quindi basta, in questo caso vedete, in entrambi i casi si capisce che è un paesaggio. Nel primo caso ci sono una serie di informazioni tipo le nuvole, la nuvola, gli alberi. Nel secondo caso vediamo il sole, le montagne, ma ugualmente capiamo che è un paesaggio. E qui vorrei farvi fare proprio una prova. Allora, provate a riprodurre quello che vi sto mostrando. Allora, vedete che vi sto per proiettare una carrellata di omini, da una forma più semplice ad una più complessa. Quindi provate a disegnare questo primo omino, che è veramente l'omino più semplice in assoluto. Quindi un rettangolo nemmeno chiuso e un ovale. Ok, sicuramente l'avrete già fatto perché è velocissimo. Provate questo secondo, guardate che cosa cambia. L'ovale inizia ad essere più realistico e le spalle iniziano ad ondularsi, quindi c'è come la clavicola che si vede qui, no? Compaiono anche gli occhi. Il terzo invece abbiamo le orecchie che si aggiungono, si aggiunge il naso, o meglio l'ombra del naso e l'ombra della bocca. Vedete, qui ci si mette un po' più di tempo. Già possiamo vedere come il primo e il terzo comunque sono percepiti come omini, ma la velocità che ci state mettendo, il tempo che ci state impiegando è diverso. E questo è da valutare se io sto andando per esempio live. Sul quarto le cose iniziano a farsi più complesse. Quante cose, vediamo le sopracciglia, vediamo la palpebra, i capelli. E poi c'è una cosa che è comparsa, che fino adesso era solo immaginaria. Aprite un po' i microfoni, chi è che sa dirmi che cosa è comparso mentre prima ce lo immaginavamo soltanto? Oltre ai capelli e oltre alle sopracciglia. Il collo. No. Il collo. Vedete che negli altri tre il collo è immaginario, ma non è un problema che non ci sia. L'importante però è che sia staccato. Quando è staccato ci dà l'idea che esiste. Qui invece nella parte più arricchita, più figurativa, è presente anche il collo. E poi abbiamo l'ultima. E vedete cosa compare nell'ultima versione? Le ombre. Nell'ultima versione abbiamo l'ombra qui, abbiamo l'ombra dello zigomo, l'ombra vicino al naso. Quindi le ombre sono proprio l'ultimo elemento arricchente. Tra l'altro, se voi comparaste una scritta con o senza ombre, vedrete che la scritta con le ombre è stanca meno nella lettura, perché dà una maggiore idea di realismo. Ok, allora qui la domanda è: ma nell'andare live o nei miei appunti che mi voglio prendere, io quale livello di raffigurazione voglio raggiungere? Mi è sufficiente il primo? Magari anche sì, ne vedrete un sacco di visual in giro con l'omino rappresentato così, eppure si capisce che è un omino. Vedete dove vi volevo portare sul non essere necessariamente bravi a disegnare? Questa è la dimostrazione. Basta che passi il concetto, basta che passi l'idea.
Ok, e qui ci sono, voglio farvi, qui fatevi pure le foto, gli screenshot, quello che volete, perché volevo regalarvi un po' di personaggi affinché se vorrete allenarvi, qui trovate già tutte le varie raffigurazioni umane, sotto c'è anche l'autore, quindi potete vedere chi ha creato queste bellissime raffigurazioni degli omini. Vedete che i corpi possono essere triangolari, rettangolari o a fagiolo. Quello centrale è l'omino fagiolo. Sotto invece notate come le raffigurazioni sono ancora più arricchite. Però il discorso è sempre quello. Io anche con un rettangolo e un viso ovale e con due stecchette sotto capisco che è un umano. Quindi già lì c'è molto molto allenamento che si può fare. E qui ancora una rappresentazione, anche questo è molto carino. Vedete che l'omino di Dan Roam è molto semplice, ma in che cosa differisce dal famoso omino stecchino, quello che sappiamo disegnare tutti? Ci sono due particolarità in più che lo rendono più, diciamo, simpatico. Le mani e Esattamente. l'espressione. Esatto, le mani, l'espressione e anche guardate le gambe. Di solito l'omino stecchino lo facciamo così, no? Qui invece c'è una postura che mi indica che c'è uno sbilanciamento, no? È messo al peso più su una gamba e l'altra è più libera. Semplicemente con due stecchette diverse già mi passa questa informazione. Allora, vedete, sono suggerimenti molto semplici ma che creano un bell'effetto. Ultimo suggerimento che vi do in tutto questo workshop assieme è createvi la vostra libreria grafica. Quindi, a seconda di che cosa, di qual è il vostro lavoro, quali sono i contenuti di cui parlate, trovate le icone che meglio rappresentano i vostri concetti frequenti e studiatele. Studiatele cosa vuol dire? Esattamente come a scuola. Quando abbiamo imparato l'alfabeto, per imparare tutte le lettere le abbiamo disegnate più e più volte. E qui la stessa cosa, per far sì che quando ne ho bisogno, l'icona che ho in mente, io riesca a farla velocemente, devo averla allenata molto, quindi il gesto deve venirmi più fluido. E qui ci fermiamo con il nostro workshop e vi lascio lo spazio per delle domande, quindi interrompo la condivisione e torniamo a vederci. Allora, qualche sensazione oppure qualche domanda in questo tempo che ci rimane assieme? Quanto ci vuole a creare il proprio stile? Allora, E se tu sei più che altro è come anche capire qual è il nostro stile, più che altro. Sì, allora, se tu ti alleni, diciamo, non so, 2 o 3 volte a settimana, e per allenarsi intendo dire prenderti per esempio un filmato di un TED, lo ascolti e inizi a mettere giù i concetti. Ecco, se tu questa cosa la facessi 2 o 3 volte a settimana, nell'arco di, mi viene da dire 3 mesi, potresti già sentirti sicuro a farlo live. E nel fare questo ti suggerirei di andare a vedere anche gli altri graphic recorder, come fanno, come agiscono, perché tu potresti vedere dei suggerimenti, iniziare a leggere dei suggerimenti, vedere le icone, le ombre, come vengono fatti, come viene gestito lo spazio. E da lì man mano trovi il tuo stile in modo molto naturale. Cioè capisci se per esempio ti piacciono le scritte più grandi oppure lavori più in piccolo e in modo molto ordinato. La cosa bella che colgo l'occasione della tua domanda, la cosa bella è che ognuno di noi rimanga fedele al proprio stile. Non c'è niente di meglio che il fatto di guardare un prodotto grafico e dire ah, questo è quella persona lì.
vedo una domanda anche di Alessandro. Certo che sì, ecco perché esistono questi prodotti fantastici. Oppure questi. Eh sì, allora, certo che può capitare nei dimensionamenti grandi. Io, per esempio, uso appunto questo e diciamo non, adesso voglio farti vedere la differenza. Allora, ti faccio vedere la differenza. Vedi, qui c'è lo scotch e qui c'è il foglio. Vedi che non si percepisce tanta differenza perché come viene assorbito il pennarello è abbastanza simile, vedi da lontano non noti quasi niente, poi ti avvicini magari un po' di differenza la vedi, però c'è un assorbimento simile, te lo faccio anche col giallo, con i colori ancora meglio, non si vede, perché i colori sono a base acquosa e quindi non vedi niente. L'unico il nero è che vedete che rimane più lucido sul foglio e invece cambia, essendo che cambia la porosità, qui viene assorbito di più e perde lucentezza. Questo è un po' la differenza, però da distante poi non si vede niente. Oppure appunto questo, qui invece cambia abbastanza, soprattutto il nero. E sì, diciamo che questo il tema del stare molto attenti a non sbagliare è, almeno per me, un dispendio di energetico molto alto quando sono live con i pennarelli, perché tu devi veramente stare concentrato su mille cose, quindi tutto quello che dicevamo prima, ascoltare, pensare come tradurre, fare, ascoltare tutto insieme, e mantenere il font sempre della stessa altezza. Avete presente quando si scrive alla lavagna e dopo si rimpicciolisce? Quella roba lì non deve succedere perché non è professionale. Tenere pieni e vuoti e in tutto questo poi non dimenticarti le parole. Ecco perché il graphic recording ti richiede veramente un dispendio energetico molto molto alto. Pensate che le traduttrici, traduttori simultanei linguistici vengono sostituiti ogni 40 minuti. A me è capitato di fare tantissime volte graphic recording che seguivano l'andamento di una formazione di un meeting, quindi 2 ore, pausa, 2 ore. Ti assicuro che è molto molto impegnativo. Quindi grazie per la domanda perché così vi ho mostrato anche questi. Bene, allora Silvia, vorrei sapere com'è andata con il nostro ospite a sorpresa. Allora, il mio ospite si è divertito tantissimo, ha fatto Bene. anche un po' di icone Ah, wow. Ah, mamma mia, è guarda. molto più bravo di me, devo dire la verità. E poi abbiamo scoperto che insomma c'è un futuro professionale. Adesso lui piace moltissimo disegnare, quindi mi faceva piacere perché stiamo facendo didattica a distanza, ma ha proprio insistito di partecipare. Bello. E quindi chissà mai, un po' per prendere gli appunti, un po' per giustamente fissare le cose, è molto visuale, quindi infatti subito le icone, ma soprattutto in bianco e nero. Il colore è molto difficile anche perché devi avere la manualità per la punta, l'inclinazione come dicevi tu. Quindi Sì. forse su quello chiaramente, ma sulla parte di sketchnoting, quindi solo matita, è molto avanti, si Ma vede lo che ha. vedo dal tratto che ha, è molto Sì, ha un deciso. bel tratto, sì, ha un bel tratto. E poi la cosa interessante davvero del grigio mi hai rivelato un mondo, perché tutte le volte che vedo le tavole e dico, Madonna, come hanno fatto a rendere la profondità? Effettivamente il grigio è magico. Io adesso l'ho fatto sui miei, solo per provare, adesso non so se vedi, ma la mia struttura sembra in rilievo. Esattamente, esattamente. Poi vi faccio vedere la differenza. Questo sembra bianco, invece è grigio chiaro e grigio scuro. Vi faccio vedere la differenza su questo. Allora, tanto vi faccio vedere la differenza tra uno scritto con la punta tronca e uno con la punta tonda. Allora, questa è la prima differenza, vedete? Punta tonda e punta tronca.
come vengono, e poi vi faccio vedere la differenza tra il grigio scuro . Okay. Questa è la modalità grigio scuro e questa è la modalità grigio chiaro. Allora, il grigio chiaro, se lo fate in aula, non si vede, quindi nelle grandi distanze non si vede, qui ancora meno, praticamente sì, qua non si vede proprio. Aspettate, vediamo se riesco a dare più l'idea così. Ecco, magari così si capisce di più la differenza. Grigio chiaro, grigio scuro. Eccolo qua. Ecco, a distanza il grigio chiaro non si vede, però se fate lavori più di piccole tavole, appunto da vicino, oppure sul digitale, il grigio chiaro si vede ed è, diciamo, sì, l'occhio non lo percepisce che c'è. Proprio non lo nota, però dall'effetto profondità. Invece se lavorate da distante, e come vedete è più pesante, però si vede da distante. Ecco, pensate che di Neuland ce ne sono 5 tipologie di grigi. 5. C'è il pacchetto, anche uno si può prendere il kit solo grigi, ce ne sono 5. E scusami Silvia, tuo figlio si chiama Pietro, giusto? Perché sennò parlavo di lui sempre come se non ci fosse. No, ma... si chiama Pietro, sì. Ciao Pietro, mi ha fatto molto piacere che tu abbia partecipato, sai? Mm-hmm. Federica, posso farti 2 domande? Allora, una domanda era, a me piace, però non so se sia sensato fare queste cose così. Cioè fare colore più... non so se sì, colore forte e colore più leggero, no? Invece del grigio, a me piace, in realtà io fatico un po' col nero e col grigio, io sono un po' più multicolor, e dire solo 3 colori mi sembra pochissimo, però capisco che appesantisca. Sì. E quindi però ti chiedevo se secondo te, dal tuo punto di vista, è funzionale una cosa del genere, quindi mettere tono più forte. Allora, dipende dove li metti. Allora, guarda, ti faccio vedere una cosa. Allora, i colori ci stanno molto bene come riempitivo o come cornice, quindi assolutamente li puoi usare, ma vanno, diciamo, confinati in uno spazio. Vedi? Cioè, se tu li usi con un criterio che è sempre lo stesso, quindi riempire le forme, oppure cerchiarle o metterci il contenitore, va benissimo. Però se tu usi, se tu inizi a fare, non so, la forma solo verde, la scritta solo verde, perde molto. Guarda, se io scrivessi... guarda la differenza di impatto di una scritta solo verde, vedi? Richiama molto, è molto più accattivante un nero che poi viene cerchiato, riquadrato. Devo decidere quanti colori, cioè... Più di 2 nella stessa tavola o 3 inizia ad essere, cioè iniziano a non avere un senso. Di solito io consiglio un colore per i connettori, tipo le frecce tutte di uno stesso colore. Vediamo qua cosa ti posso mettere. Colore per i connettori, un colore per le scritte che potrebbe essere blu o nero, quindi blu o nero per le scritte, un colore per
i riquadri e i riempimenti e un colore per i connettori, perché così metti a fuoco appunto le strutture che connettono. Questo è quello che suggerisco un po' io. E poi ti volevo chiedere ancora una cosa. Tu hai, non so, tu dicevi delle icone, ma ci sono... io avevo visto, ad esempio, delle persone che facevano il graphic recording, avevano anche dei libri di icone, piuttosto che, no, del... non so, perché poi appunto una cosa è se uno si fa il suo come dire, di alfabeto delle icone, ma magari ci sono anche o dei libri o dei siti, degli strumenti per vedere, per esercitarsi, cose, dei template, delle cose di questo genere. Allora, vorrei metterti qui nella chat un sito, adesso guarda, questo penso che sia proprio il sito che mi stai domandando tu per trarre ispirazione. Questo è tutto un sito di icone, quindi qui vai e ti cerchi la parola chiave e inizi a copiarti un po' quelle che ti piacciono di più. Oppure un'altra cosa che consiglio io, vai su Instagram, cerchi graphic recording, vedi gli autori e inizi, eccolo sì, e inizi anche lì a vedere un po' il loro stile, le icone che usano, prendi ispirazioni sui font, perché c'è, io quando faccio i corsi, pensate che dedico in un corso di 8 ore, le prime 2 ore, e dico due, le dedico ai font, quindi esercitarsi con lo scritto, perché ci sono tante cose che ci possono sfuggere, tipo, vi faccio questo esempio, quando noi scriviamo, quando scriviamo veloce, tendiamo a fare queste cose qua. Giusto? Tendiamo a fare una serie di cose, che è unire le lettere storte, la pressione che una volta c'è, dopo sfugge verso la fine. Cioè, 5.000 cose che invece io non devo fare e devo prestare attenzione. Vedete quanto ci sto mettendo di più? Per scrivere la parola in modo dritto, con le lettere staccate. Quindi ci metto di più, ma il risultato è più professionale. E quindi questo è altrettanto importante, quindi tanto quanto le icone, quanto lo scrivere bene. Io nei miei corsi, ripeto, di 8 ore ce ne dedico 2 alla parte del font, ombre, vari font diversi, perché anche il font stesso può trasferire importanza alla parola oppure renderla più divertente. Sappiamo tutti, no, che se dobbiamo scrivere un documento importante non usiamo il Comic Sans, no, perché sennò sembra che sia una scritta, il contenuto sia più leggero, quindi utilizzeremo il Times New Roman, l'Arial, eccetera, eccetera. Quindi questa è una parte tanto importante quanto quella delle icone. Per questo ti dico, Cristina, che quando tu guardi i prodotti grafici di altri graphic recorder, se hai l'occhio anche per le scritte, quello ti aiuta tantissimo. Allora, Alessandro dice, può essere utile avere delle righe nel foglio che sono invisibili alla platea ma che possono aiutare? Sì, certo che sì, lo puoi fare, però diciamo lo puoi fare all'inizio col titolo, potresti tracciarti tu delle righe. A parte che non so se esistano, ti dico la verità, quei fogli lunghi, lunghi, lunghi che ti ho mostrato, dei plotter, non so se esistano rigati. Però io ti inviterei, Alessandro, a fare un po' di pratica per conto tuo, perché se ci fossero dei fogli con le righe, rimarrebbero poi, e quindi quando una persona si avvicina le vede. E ti assicuro che se tu fai esercizio per conto tuo, di scrivere in modo lento, dritto, uniforme, dopo questo livello di attenzione ti rimane anche live.
Bene. Allora, prego Alessandro. Allora, grazie per aver partecipato e poi mi piacerebbe anche se produrrete qualcosa, mi piacerebbe anche vedere cosa ne è emerso da questo workshop, quindi vedere un po' i vostri prodotti grafici e naturalmente rimaniamo in contatto perché se ci sono delle informazioni, suggerimenti che ci possiamo scambiare, ben venga. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e potete rivedervi se volete questo filmato perché sarà poi su YouTube, quindi fra poco saremo divulgati sulla piattaforma. Bene, Grazie a te Federica, davvero. mi Grazie fa a te. Thank you very much. piacere. You're welcome.